Bentornati sul canale. Oggi una nuova puntata riguardante la mia stufa pirolitica. Chi non ha visto le puntate precedenti può trovarle nella playlist dedicata alla stufa pirolitica. Questa è la stufa che ho realizzato completamente in acciaio inox. Trovate il tutorial negli altri video nella playlist. E vi faccio vedere un po' le modifiche dopo un anno di uso della stufa. Prima cosa ho aggiunto dei mattoni refrattari per trattenere il calore che effettivamente funzionano molto bene, riescono a trattenere meglio il calore e quindi scalda per più tempo. Seconda modifica, ho modificato la canna fumaria e l'ho creata tutta in acciaio inox con i tubi delle stufe a pellet. A parte l'ultimo tratto, che per fare la curva ho usato un nuovo tubo di alluminio. Terza modifica, che non si vede perché il vetro è appannato, ma lo scarico, che prima era orizzontale, aveva problemi in quanto il vento laterale a volte arrivava a spegnere la stufa. Invece con questa curva a 45 gradi ho risolto il problema. Quarta modifica, adesso facciamo un'accensione e la sto ancora sperimentando, la vediamo assieme. Allora, la modifica è quella di inserire un tubo in ferro al centro della stufa, così, e modo da far risalire più facilmente il pirogas non solo dalla parte laterale, ma anche dal centro. Questo credo, dalle prime impressioni, riesca a migliorare la combustione verso la fine, ma lo sto ancora sperimentando. Mi sono anche creato una paletta con un contenitore vecchio di un detersivo liquido, molto più comodo. E quindi carico la stufa. Lasciando sempre 2-3 cm dai fori superiori. Adesso, appena il pellet prenderà fuoco, potremo inserirgli il cappello superiore. Intanto abbiamo in questo momento 19,1 gradi e sono le 10 meno 10. Adesso il pellet ha preso bene fuoco, possiamo mettergli un cappello. Come vedrete, appena inizierà la pirolisi, la fiamma si staccherà dal pellet e comincerà a fuoriuscire solo dai fori superiori, segno che sta bruciando non più direttamente il pellet, ma i gas di risalita, compreso il gas che risalirà dal tubo centrale che abbiamo inserito. Ecco che sta iniziando il processo di pirolisi, la fiamma si sta alzando.
Mi raccomando, quando utilizzate qualsiasi fiamma libera, dotatevi sempre di un buon rilevatore di monossido di carbonio come questo. Vi lascerò il link in descrizione. Molto importante, perché il monossido è molto molto pericoloso. Ecco, il processo di pirolisi credo sia già iniziato, sono le 10:05. Come vedete, la fiamma si è staccata dal pellet. Non so se riuscite a vedere le fiamme blu che fuoriescono dai fori superiori e anche dal tubo. In questo momento non sta bruciando il pellet direttamente, ma i gas prodotti dall'alta temperatura. Adesso la rimetto dentro in sicurezza, meglio avere sempre una canna fumaria. In più, con questo sistema posso chiudere la stufa, l'aria entrerà da questi fori ed è anche regolabile. In modo da non avere problemi con il monossido allo spegnimento. Sono le 10:35. Adesso la pirolisi è più evidente, ed è più evidente anche il gas che fuoriesce dal tubo centrale. Abbiamo già 20 gradi e mezzo. Dopo un'ora e mezza la fiamma si è quasi esaurita, si vedono solo le fiamme blu, 22 gradi,2. Ecco qua, siamo giunti al termine. Grazie per aver visto il mio video. Ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.